fare bene il proprio mestiere. Non diventare semplicemente dei funzionari pubblici in Europa. Disuguaglianza. Mafia significa anche impoverimento. Un treno che parte, una scuola che apre. Perché dovrei preoccuparmi? Capiscono che la mafia è tanto più forte quando una parte. Come si fa? È la scienza ha senso. I contratti in sé non sono né buoni. Bene, possiamo iniziare. Buonasera a tutti. Iniziamo la sessione. A me il compito di introdurre il professor Tony Atkinson. Inizio con dire che è un grande onore, è un grande piacere per me introdurre il professor Atkinson. Lo dico senza retorica, per chi si occupi di disuguaglianze economiche, Tony Atkinson è il padre nobile, è il fondatore della teoria degli studi sulla disuguaglianza economica. Quindi è davvero un onore per me, un grande onore introdurre la sua lezione odierna. È un compito a un tempo facile, difficile e facile, nel senso che Tony Atkinson è così noto da non aver bisogno di presentazioni. È difficile perché, pur nella impossibilità di dar conto dell'intero contributo che la sua incredibile carriera ha dato alla scienza economica, è comunque difficile scegliere cosa dire della carriera di Atkinson, per cui mi rimetterò a delle scelte completamente personali, basate su preferenze personali, per dire qualcosa molto brevemente, senza togliere molto tempo, sulla carriera del professor Atkinson. Allora, comincerò con una riflessione. In un qualsiasi corso si voglia insegnare sulle disuguaglianze economiche, un modulo sulle disuguaglianze economiche, in qualunque università del mondo, si può scegliere una diversità di topics, di argomenti. Senz'altro non si può non partire da alcuni dati, concetti fondamentali: la curva di Lorentz, il coefficiente di Gini, il teorema di Atkinson, l'indice di Atkinson. Quindi penso che nell'ABC di tutta la teoria sulle disuguaglianze economiche il nome di Atkinson sia bello impresso lì. E quando si decida poi di approfondire alcuni aspetti, i più diversi, sulle disuguaglianze economiche, penso alla disuguaglianza multidimensionale, penso alla povertà, penso alla disuguaglianza di ricchezza piuttosto che di reddito, penso alla mobilità o al rapporto tra istituti di protezione sociale e distribuzione, o ancora al tema dei top incomes. In ognuno di questi sottofields dell'economia trovate un contributo fondamentale, seminale di Tony Atkinson. Per cui il contributo, diciamo, è stato in qualche maniera decisivo in tutti gli sviluppi degli ultimi 30 anni della scienza economica sul tema della disuguaglianza. Qualche nota su alcuni che secondo me sono i contributi di metodo che Tony Atkinson ci consegna con il suo lavoro fatto fino ad ora. Il primo, secondo me, è che misurare i fenomeni distributivi, ma si potrebbe dire in generale misurare i fenomeni economici, è un'operazione intrinsecamente e inevitabilmente normativa. Al cuore del suo paper, il più famoso forse paper di Atkinson del 1970, c'è l'idea che vi sia una relazione tra giudizi di valore, tra sistema di giudizi di valore e misurazione della disuguaglianza. Ogni misurazione di un fenomeno distributivo, ma si potrebbe dire più in generale di un fenomeno economico, ha alla base un insieme di giudizi di valore, e il compito dell'economista è rendere espliciti questi giudizi di valore. Primo grosso contributo di merito, di metodo. Secondo contributo, l'attenzione ai dati che si utilizzano. Atkinson ci ha dato dei lavori in cui con estrema pazienza ha raccontato come alcuni dettagli sulla costruzione dei dati incidono sulle conclusioni che si traggono nell'analisi di questi dati. E quindi lo sforzo, l'attenzione a non far dire ai dati più di quello che i dati possano davvero dire. E questo si ritrova in tutto il contributo, diciamo, sulle diverse aree. Terzo punto è quello di formulare le domande di ricerca in modo non autoreferenziale. Se vogliamo, il titolo dell'ultimo libro,
su cui probabilmente oggi si intratterrà maggiormente il professor Atkinson, e cioè inequality, what can be done, è una cifra generale del contributo di Atkinson, cioè ci si interessa delle disuguaglianze con l'ottica di che cosa può essere fatto per ridurle, cosa è utile analizzare, cosa è utile studiare. Questa è un po' la cifra della maggior parte di tutti quanti i contributi di Atkinson. Infine è l'idea che il tema distributivo, il tema della distribuzione dei redditi, non sia un tema marginale nell'ambito della scienza economica e nell'analisi dell'economia, ma sia un tema centrale, legato a diversi altri fenomeni della scienza economica, fenomeni dell'economia. Da questo punto di vista concludo la mia breve presentazione con un ricordo personale, mi sia consentito. Quando stavo iniziando il dottorato in economia, nel 96, mi sono imbattuto in un articolo di Atkinson, che ha una presidential address alla Royal Economic Society, intitolato Bringing Income Distribution In From the Cold. Non è probabilmente il più famoso, diciamo, dei contributi di Atkinson, e ricordo però che la lettura di quel saggio, o ancora la versione working paper sul mio scaffale, in qualche maniera ha inciso sulla mia scelta anche sui temi da studiare poi successivamente. E in quel contributo Atkinson fondamentalmente diceva che da un lato denunciava l'oblio rispetto ai temi distributivi che c'era stato nell'ultimo secolo di analisi economica, e diciamo sosteneva l'opportunità di tornare ad occuparsi del tema distributivo all'interno del mainstream della scienza economica. Ora io credo che oggi, dopo 20 anni, le cose siano cambiate molto, il tema della distribuzione non è più marginale, non è più residuale, e questo festival ne è una dimostrazione, per quanto ancora molto ci sia da fare. Ma se oggi possiamo contribuire all'analisi delle disuguaglianze, raccontando i dati, raccontando la maniera in cui le disuguaglianze si sono evolute, e questo è dovuto al fatto che in questi anni c'è chi se ne è occupato, c'è chi ha raccolto i dati, c'è chi li ha analizzati, e molto di questo è dovuto al contributo diretto, allo stimolo, alla lezione del professor Tony Atkinson. Con questo vi ringrazio, concluderei e darei la parola al professor Tony Atkinson. Thank you very much, Vito, for the... Grazie Vito per questa generosa presentazione e grazie anche agli organizzatori di questo festival. Non ho più bisogno delle cuffie adesso. Bene, grazie per avermi invitato ancora una volta a questo festival. Ero venuto alla prima edizione 10 anni fa. È bello tornare. Magari ho 10 anni di più, però il pubblico sembra sempre uguale, dunque è bello vedere così tanti giovani. Come ha detto Vito, il tema delle diseguaglianze di reddito di cui parlavo ancora allora ha ricevuto molta attenzione in questi ultimi anni, e questo grazie anche al libro di Thomas Piketty, che ha attirato un'ampia copertura da parte dei media e anche l'attenzione dei leader mondiali. Per citare Barack Obama, lui ha descritto le crescenti diseguaglianze di reddito come la sfida che definirà il nostro futuro. E anche il Papa si è appellato ai governi affinché ridistribuiscano la ricchezza ai poveri. E Christine Lagarde, il presidente del Fondo Monetario Internazionale, ha dichiarato che la riduzione della disuguaglianza deve essere in cima alle priorità, perché, secondo lei, questo è un punto che può minacciare la sostenibilità dell'intero sistema economico mondiale. Ma ciò che i leader mondiali non hanno detto è cosa farebbero. Infatti parlano di crescita equa, ma non danno alcuna indicazione su come raggiungere questo obiettivo. E questa è la principale ragione per cui ho scritto il libro,
che è stato appena menzionato, disuguaglianza, cosa fare? E l'ho scritto in parte per schiarire un po' un clima, un'atmosfera di pessimismo, un senso secondo il quale si può fare poco per ridurre la disuguaglianza economica. Dunque il mio obiettivo oggi è quello di raccontarvi una storia un po' più ottimistica, e il messaggio chiave è che gli attuali livelli di disuguaglianza non sono inevitabili. Non siamo semplicemente alla mercé di forze che sono al di là del nostro controllo. Se vogliamo veramente ridurre le disuguaglianze, e naturalmente qui sottolineo la parola se, allora ci sono dei passi che possiamo intraprendere che non sono necessariamente facili, implicano dei costi, e dobbiamo lasciare da parte molte delle ortodossie economiche e politiche utilizzate fino ad ora. E i nostri capi che stanno parlando in questa città da un'altra parte, i nostri capi dovranno uscire dalla loro zona confortevole e considerare un'agenda molto più ampia. Ma ci sono sicuramente delle misure tangibili che possiamo prendere e che possono essere intraprese se vogliamo essere seri nel compito di affrontare le disuguaglianze. Ora, per rendere la discussione un po' più concreta, che cosa intendo con disuguaglianza economica? Come dico nel libro, c'è tutta una serie di dimensioni della disuguaglianza. Qui parlerò solo di disuguaglianza di reddito, ma anche questa può significare diverse cose. Infatti, si può pensare alla distribuzione delle retribuzioni, il divario tra le persone pagate poco e invece persone che vengono pagate tantissimo. Oppure si può parlare di tenore di vita delle famiglie. E questa non è però una slide che apre la strada a tante altre equazioni, vi tranquillizzo in questo senso. Però con questa diapositiva voglio dire che il reddito è fatto di tante componenti e le retribuzioni, gli stipendi sono solo parte di questo reddito, perché c'è anche il reddito da capitale, di cui parlerò, e anche il fatto che le persone possono ricevere dei trasferimenti pubblici, come per esempio gli assegni per i figli, oppure sussidi per disoccupazione o le pensioni. Di tutto questo dobbiamo tenere conto, e naturalmente la famiglia è una famiglia, è fatta di diversi individui e dobbiamo tenerne conto. Ecco, di questo voglio parlare. E il reddito della famiglia è quello su cui mi concentrerò. E vi presenterò un paio di grafici per spiegarvi che cosa succede in termini di disuguaglianza delle famiglie. Comincerò dal mio paese, il Regno Unito. Ma cominciamo con una misura italiana di disuguaglianza, il coefficiente di Gini, uno statistico italiano molto famoso, che riassume in misura statistica l'entità delle differenze di reddito tra la popolazione, con un punteggio che va da 0, se tutti hanno lo stesso reddito, fino a 100% se una persona raccoglie tutto il reddito. Il messaggio di questo grafico, per quanto concerne il Regno Unito, è una storia semplice e sorprendente al contempo. All'inizio degli anni 60, quando ho cominciato a studiare economia, il coefficiente di disuguaglianza era del 25% circa ed è rimasto intorno a questo livello fino al 1980.
E poi vedete tutti questi quadratini nel grafico che salgono costantemente negli anni Ottanta. Gli anni Ottanta sono stati un periodo di cambiamenti per quanto concerne la disuguaglianza. È stata una svolta della disuguaglianza, come dico nel libro, e a quel punto c'è stato un picco che è stato raggiunto, 35% invece del 25%. E la lezione che traiamo è che la disuguaglianza di reddito nel Regno Unito ha fatto un passo avanti, un grosso passo avanti effettivamente. L'incremento che vediamo qui è davvero significativo. E tanto per darvi un'impressione di ciò che significa, se dovessimo utilizzare l'imposta di reddito per ritornare al livello a cui eravamo quando avevo cominciato a lavorare come economista negli anni 60, dunque per tornare a quel livello dovremmo aumentare le aliquote fiscali pagate da ognuno del 20%, dovremmo passare da 20 a 40, da 40 a 60, 60 a 80. Immaginate che un ministro delle finanze non potrebbe andare alla Camera e annunciare un aumento del 20% delle aliquote fiscali se non fosse veramente coraggioso. Ecco, questo è ciò che è successo. C'è stato un grosso incremento. Un grosso incremento che, come vediamo nella seconda diapositiva, ha portato il Regno Unito nella classifica mondiale delle disuguaglianze, una classifica dove uno non deve stare in cima ma vorrebbe stare in basso. Dunque l'ha portato dall'altra parte dell'Atlantico, vicino agli Stati Uniti. Il Regno Unito adesso sembra molto simile agli Stati Uniti in termini di disuguaglianza. Voi che siete italiani magari non siete molto preoccupati, ma c'è una seconda freccia che mostra la posizione dell'Italia. L'Italia sta un po' meglio, ma non così meglio. E se vi mostro il grafico della povertà, se vi dovessi mostrare il grafico della povertà, l'Italia starebbe peggio del Regno Unito. Dunque vedete il confronto con i paesi anglosassoni. Tuttavia, perché dovremmo preoccuparci di tutto questo? La prima domanda che ogni giornalista mi chiede è: perché dovremmo preoccuparci delle disuguaglianze? E per rispondere, io dico che ci sono due ragioni principali. Innanzitutto, alcune ragioni intrinseche e altre che sono di tipo strumentale. Le ragioni intrinseche sono perché dovremmo preoccuparci di per sé, e le ragioni strumentali sono quali sono le conseguenze della disuguaglianza. Robert Solow recentemente, e Paul Krugman anche, che dovrebbe venire domani o dopodomani, hanno fatto un video sul mio libro e le sue implicazioni per gli Stati Uniti. E Robert Solow dice in questo video che crede che la disuguaglianza eccessiva sia moralmente sbagliata. Ecco, un'affermazione molto forte, questa è una ragione intrinseca. Poi va avanti e dice che è più preoccupato della disuguaglianza eccessiva che sta in basso piuttosto della disuguaglianza che sta in cima. E questa è un'opinione che io condivido, e una delle ragioni per cui ho scritto il libro è proprio una preoccupazione dopo il bestseller di Piketty, che forse l'attenzione si era concentrata troppo in cima alla piramide, escludendo invece chi sta in basso dalla considerazione, dall'attenzione. E personalmente questa è una delle principali ragioni per cui
ho lasciato stare la matematica e mi sono concentrato sull'economia, perché verso gli anni 60 ho scoperto che i paesi ricchi, e l'Europa è un paese ricco, i paesi ricchi hanno ancora un problema di povertà. Ma credo che la povertà e la disuguaglianza siano strettamente interconnesse. Non si può concentrarsi solo sulla povertà ed ignorare l'entità della disuguaglianza, compreso ciò che succede in cima alla piramide. E la povertà sicuramente è più scioccante in una società in cui magari c'è la coda fuori dall'agenzia che vende i viaggi nello spazio, mentre ci sono altre persone che fanno la fila per avere un pasto gratis. Dunque, l'entità delle differenze nella nostra società è una misura delle risorse che abbiamo a nostra disposizione per affrontare la questione della povertà. E la gran parte degli economisti adottano implicitamente o esplicitamente alcuni approcci utilitari per elaborare delle tesi, e magari l'euro che sta nelle mani di una persona che conta vale meno dell'euro che sta nelle mani di una persona povera. Dunque, credo che la ragione per cui solo collega la disuguaglianza e la povertà è che tanto più è diseguale una società e tanto maggiore è la difficoltà ad affrontare la questione della povertà. E recentemente ci sono stati degli approcci filosofici a questa questione, come per esempio la teoria della giustizia di John Rawls, il filosofo americano. E questo ha stimolato un dibattito anche fra economisti e filosofi che hanno parlato dell'approccio della capacità che parla di ciò che le persone possono raggiungere nella propria vita, l'entità delle opportunità, eccetera. E con questo approccio di capacità cominciamo ad avvicinarci alle ragioni strumentali, le ragioni per cui le disuguaglianze non sono male di per se stesse, ma ciò che è male sono le conseguenze. E gli economisti in anni recenti hanno detto, per esempio, che le disuguaglianze sono responsabili del peggioramento della performance economica. E allo stesso modo, nel libro, per esempio, di Price of Inequality di Stiglitz, si dice che dovremmo ridurre la disuguaglianza dei risultati, perché questo ha delle conseguenze negative per la società, come per esempio la mancanza di coesione sociale, criminalità, scarsa salute, obesità e tutta una serie di altri problemi. Non voglio dilungarmi su questo punto, ma magari più tardi potremo discuterne. Le ragioni strumentali su cui mi vorrei concentrare sono quelle più correlate al tema del festival, quella cioè della mobilità sociale, cioè la disuguaglianza di opportunità. La disuguaglianza di opportunità sembra un obiettivo che unisce persone di diversa prospettiva politica. Nei media americani, nei commenti al mio libro, si è voluto notare che sono i repubblicani, ma anche i democratici, che parlano molto di disuguaglianza. I repubblicani dicono che sono preoccupati delle disuguaglianze di opportunità e non le disuguaglianze di reddito. Tuttavia, ciò tralascia il punto davvero importante, cioè che la disuguaglianza dei risultati influenza anche la disparità di opportunità, soprattutto per la prossima generazione. E i risultati di oggi forgiano il
terreno di gioco della prossima generazione. E la ragione per cui ci preoccupiamo della disuguaglianza riguarda proprio le grandi differenze che esistono oggi in termini di reddito e ricchezza, differenze che hanno intensificato ancora di più le fonti di questa disuguaglianza, e questo perché l'impatto del ceto sociale della famiglia dipende sia dalla forza dei rapporti, della connessione tra questi elementi, ma anche dall'entità della disuguaglianza stessa. Dunque ritengo che se ci preoccupiamo della disuguaglianza di opportunità, dovremmo anche preoccuparci dell'eccessiva disuguaglianza di risultati oggi. E questo mi porta a parlare dell'economia delle disuguaglianze. E i motivi per cui abbiamo assistito, se non altro nel Regno Unito, questo balzo in avanti proprio della portata delle disuguaglianze. Nella maggior parte dei testi di economia si ritrova un concetto molto semplice. La spiegazione viene delle disuguaglianze si basa solo sull'offerta e la domanda, cioè l'aumento delle disuguaglianze nei paesi avanzati, nelle economie avanzate, è dovuta alla richiesta di lavoratori specializzati, di manodopera specializzata, che cresce di più di quanto non sia l'offerta. 40 anni fa l'economista olandese Jan Tinbergen aveva parlato di una corsa tra una maggiore richiesta di istruzione e di formazione dei lavoratori e una offerta che non seguiva il passo. Oggi come oggi, questa storia, che ripeto risale a 40 anni fa, si è estesa perché si è aggiunto il contributo della tecnologia, le forze della globalizzazione, che hanno visto la scomparsa di molti lavori che richiedevano sostanzialmente delle competenze tecniche molto molto limitate. Ma questa è la storia che ci raccontano i libri di testo di economia, che si accompagna con quella che è la politica che viene proclamata da tanti dei nostri politici e commentatori, che affermano, e immagino che il signor Primo Ministro Renzi stia proprio dicendo questo in questo momento dall'altra parte della città, che dicevano dobbiamo investire più nell'istruzione, nella formazione della manodopera, dobbiamo investire sul capitale umano, e questo è un qualcosa che io sostanzialmente sottoscrivo. È ovviamente una parte importantissima di una politica, di un governo. Però non è l'unica parte importante, e nella parte restante della mia presentazione mi concentrerò proprio su quelle altre cose che sono necessarie, perché ritengo che l'investimento nella istruzione, nella formazione della manodopera rappresentino solo una parte di tutta la storia. E perché rappresentano solo una parte della storia? Beh, innanzitutto perché queste forze, che si fanno riferimento al cambiamento tecnologico, al progresso tecnologico, alla globalizzazione, non sono elementi esogeni, non sono qualcosa che ci vengono dallo spazio. Sono qualcosa che è profondamente influenzato dall'attività umana. Il progresso tecnologico, per esempio, io lo sottoscrivo, il mio telefonino, lo smartphone, riflettono le decisioni che sono state prese da altri scienziati, da responsabili della ricerca, da imprenditori, investitori, governi, anche dai consumatori. E tutte queste decisioni sono influenzate da considerazioni di carattere economico. Il grado di discrezionalità del cambiamento tecnologico, cioè il fatto che possa beneficiare, anzi dovrebbe beneficiare il capitale, direi, alle spese dei lavoratori, è un qualcosa che dipende, ripeto, dalle decisioni prese dalle aziende che introducono questo progresso tecnologico. E questo porta a tutta una serie di domande. Innanzitutto, chi prende queste decisioni? E queste decisioni riflettono effettivamente l'interesse di tutti i portatori di interesse? È proprio questo interrogativo che io pongo nel mio libro, cioè se queste decisioni vengono lasciate unicamente alle aziende e ai loro azionisti,
e a quel punto ci troveremo in un mondo in cui la tecnologia non andrà a soddisfare quello che è l'interesse generale della società. Giusto per fare un esempio a riguardo, un'azienda potrebbe decidere di investire nei propri magazzini sostituendo il personale con dei robot, quindi automatizzando i propri magazzini e consegnare le proprie merci utilizzando dei droni. Ecco, potete già immaginare a che azienda sto pensando in questo momento? Bene, una decisione di questo tipo di un'azienda ovviamente ridurrebbe la richiesta di manodopera da parte di quell'azienda e l'azienda anzi sarà contentissima di non dover affidarsi su una forza lavoro che vuole essere chiaramente trattata in maniera equa e pagata in maniera dignitosa. Ma questo tipo di decisione avrà un impatto sulla società e sulla capacità distributiva di un sistema sociale notevole. Per cui quello che io propongo nel mio libro è che il cambiamento tecnologico dovrebbe essere un qualcosa in cui intervengono i governi e la società, in cui anche questi fanno sentire la loro voce e non deve essere considerato semplicemente come qualcosa al di fuori di ogni controllo. E perché lo dico? Lo dico per un motivo semplice. Perché il governo, in fondo, se non altro degli Stati Uniti, nel Regno Unito e anche in altri paesi di economie avanzate, è il governo che generalmente finanzia gran parte della ricerca che sta poi alla base di questi progressi tecnologici, di queste nuove invenzioni. Giusto per farvi un esempio, uno degli inventori del touchscreen, che probabilmente molti di voi conoscono benissimo, perché lo usate tutti i giorni, lavorava alla Royal Rudder Establishment di Malvern, che è un ente governativo. Questo per cui, secondo me, è il motivo per cui la storia che ci raccontano i testi di economia non racconta tutta la storia. E il secondo motivo è che ci sono altri elementi importanti che contribuiscono a creare il reddito di un nucleo familiare. E voglio tornare appunto a questa diapositiva che vi ho mostrato poc'anzi, per sottolineare tre aspetti, tre elementi che poi stanno alla base delle proposte che io ho elaborato nel mio libro. E infatti nel mio libro ci sono 15 proposte e vedo che già qualcuno sta guardando l'orologio con ansia, chiedendosi quanto tempo discuterò di queste. Bene, non parlerò ovviamente di tutte le 15, se le volete conoscere in dettaglio vi dovete leggere il libro. Tra l'altro dovrebbe uscire la versione italiana a novembre, per cui di certo non mi dilungherò a illustrare tutte le 15 mie proposte, ma mi limiterò a tre gruppi sostanzialmente di proposte che io ho elaborato nel mio libro, cominciando innanzitutto con lo Stato sociale e la tassazione. Uno dei motivi per cui l'incremento di diseguaglianza economica nel Regno Unito, ma anche in altri paesi, era stato preceduto nei decenni del dopoguerra da una riduzione di queste diseguaglianze, anche perché non dobbiamo perdere di vista un'altra cosa, che dal secondo dopoguerra fino intorno agli anni Ottanta molti paesi nell'Europa occidentale in particolare hanno osservato appunto una riduzione delle diseguaglianze di reddito notevole del 10% in Italia, in Francia, in Germania, in Finlandia, in vari paesi dell'Europa del Nord si è assistito appunto a una notevole riduzione della diseguaglianza di reddito. E perché? Perché il periodo del dopoguerra è stato un periodo di rinascita, di ricrescita e soprattutto di costruzione dello Stato sociale. Poi dagli anni Ottanta si è assistito a un'inversione di tendenza. Si è assistito a un'adozione da parte dei paesi dell'OCSE di politiche di ridistribuzione del reddito e della ricchezza, e questo è un qualcosa che l'OCSE stesso ha sottolineato. Proprio per citare il report del 2011 intitolato Divided We Stand del segretario generale dell'OCSE, dalla metà degli anni 90 la riduzione della capacità ridistributiva dei sistemi degli stati sociali è stato in alcuni casi la causa principale dell'incremento delle diseguaglianze di reddito, per cui bisogna fare qualcosa per invertire questa tendenza, ritornare a quei tempi in cui si aveva invece una imposizione progressiva. E qui vedete una delle mie proposte,
dove prevedo che le aliquote più elevate possono arrivare fino a un 65% se non altro nel Regno Unito, che questo tra l'altro non significa assolutamente tornare completamente a quei sistemi di imposizione che avevamo nell'immediato dopoguerra, ma non è solo una questione di incrementare le tasse, è anche una questione di cambiare proprio la struttura del sistema impositivo. Cioè creare un sistema impositivo che generi quegli effetti desiderati. E poi il terzo elemento che vedete qui su questa diapositiva è un qualcosa che si applica soprattutto al Regno Unito e forse meno all'Italia, e che prevede concentrarsi sul trasferimento di ricchezza, l'imposizione sul trasferimento di ricchezza tra generazioni, per far sì che la tassa su quello che viene ereditato nel corso di una vita, sotto forma di lasciti o di donazioni, venga tassato in maniera progressiva. Al momento invece nel Regno Unito esiste sostanzialmente una tassa di successione che si applica in un unico momento. Lo scopo di questa mia proposta è quella di livellare un po', se vogliamo, il campo di gioco per andare a ridurre queste disuguaglianze di cui abbiamo parlato poc'anzi, ed ecco perché alla fine del XIX secolo John Stuart Mill propose una cosa di questo tipo, un filosofo tra l'altro che si occupava moltissimo delle libertà individuali e che aveva visto l'accumulo di ricchezza nelle mani di pochi come una minaccia alle libertà individuali che poteva portare poi a una situazione in cui se non si interveniva con un sistema di imposizione fiscale adeguato non si sarebbe mai stata una distribuzione di ricchezza. Ma venendo appunto al trasferimento di ricchezza di cui parlavamo poc'anzi, qui io parlo intanto di un incremento degli assegni familiari, un incremento notevole degli assegni familiari che sono sempre stati sostanzialmente un vero e proprio reddito per i bambini. Un reddito di base, tra l'altro, è un qualcosa che in questo paese sta attirando molto l'attenzione, come pure in moltissimi altri paesi europei. Si parla di reddito di cittadinanza o di reddito minimo, sostanzialmente, che non ha potuto essere introdotto, perlomeno nel Regno Unito, per tutta una serie di motivi. E io parlerei più che altro di reddito di partecipazione, più che non di reddito di cittadinanza, che dovrebbe essere garantito a coloro che prendono parte attiva alla società in vario modo, attraverso l'occupazione, anche il lavoro autonomo, ma anche altre attività di utilità sociale, come l'istruzione, come la formazione, o attività come la cura degli anziani, o la cura dei bambini, o la cura di familiari che non sono autonomi. Alla base di questo sistema di trasferimento c'è sta proprio questo reddito minimo che tutti devono ricevere, esattamente come tutti hanno diritto ad avere degli sgravi fiscali sulla propria imposta sul reddito della persona fisica. E probabilmente questa diventerebbe una proposta meno scioccante. Chiaramente gli sgravi fiscali sono garantiti a tutti i contribuenti, la differenza è quanto vale per te un certo sgravio, e questo dipende dal tuo reddito. Ovviamente c'è sempre una porzione di reddito che è esente. Nel Regno Unito, se siete negli scaglioni più alti, questo beneficio fiscale vale circa 20.000 euro. Se siete negli scaglioni più bassi, quindi se pagate l'aliquota più bassa, il valore è sostanzialmente la metà. E se siete al di sotto del reddito imponibile, probabilmente questo valore è nullo, è pari a zero. Per cui questa idea di pagare un reddito minimo va a sostituire sostanzialmente il concetto degli sgravi fiscali, garantendo lo stesso ammontare a tutti quanti. E se questo vi sembrasse un'idea estrema, ecco, forse vale la pena sottolineare che questa è stata sostenuta negli Stati Uniti da due premi Nobel che hanno due posizioni completamente diverse tra di loro: Milton Friedman, un pensatore di destra, e James Tobin, un pensatore di sinistra. Ma non è solo una questione di imposizione fiscale e di spesa pubblica.
uno dei messaggi più importanti, secondo me, è che non ci possiamo aspettare di poter ridurre le disuguaglianze economiche riducendole semplicemente attraverso un sistema di spesa pubblica più equo o di tassazione più equa. Quindi non basta solo il lavoro del Ministro delle Finanze. Bisogna agire sul reddito prima che questo venga tassato e prima che si ricevano appunto sgravi fiscali piuttosto che assegni familiari. E questo significa affrontare un problema che sta alla radice, cioè la disoccupazione. Ci sono appena state le elezioni in Gran Bretagna, non so se lo sapete, giusto qualche settimana fa. E mi ha colpito moltissimo e mi ha sorpreso anche che durante la campagna elettorale non si sia neanche parlato di disoccupazione. Sembra che tutti si siano dimenticati della disoccupazione e tutti sembrano dimenticarsi del fatto che nell'immediato dopoguerra la disoccupazione nel Regno Unito era circa dell'1%. E io mi ricordo che quando ero studente di economia ero terrorizzato all'idea che si potesse lasciare aumentare la disoccupazione fino a un 2,5%. Oggi abbiamo una disoccupazione nel Regno Unito del 5% e già questo viene considerato un grande successo economico. Per cui, secondo me, innanzitutto bisogna riportare in cima all'agenda politica la questione della disoccupazione e per farlo bisogna fissare dei target specifici come quelli che si fissano per l'inflazione che possano quindi guidare l'attività del nostro caso, la Banca d'Inghilterra, nel caso dell'area euro e della BCE. Dobbiamo quindi avere dei pesi che possono essere assegnati alla riduzione della disoccupazione come obiettivo, similmente a quello che si fa per gli stessi pesi che vengono assegnati per la riduzione dell'inflazione. Ma come farlo? E ancora una volta, qui dobbiamo rivedere un po' quelli che sono gli approcci del passato. E gli interventi fatti negli ultimi 20 anni a questo riguardo sono falliti miseramente, non sono riusciti a riportare la disoccupazione a quei livelli che ho appena menzionato. Ci sono stati decenni di riforme del mercato del lavoro sostenute e richieste dall'OCSE e anche da altri organismi. Nel Regno Unito abbiamo visto che il potere dei sindacati si è ridotto in maniera drammatica, abbiamo visto che si sono ridotti i sussidi alla disoccupazione e questo comunque non è riuscito a ridurre la disoccupazione al di sotto del 5%. E mi sembra che tutto quello che dobbiamo fare adesso è appunto concentrarci, e di questo parlo molto nel mio libro, sulla versante della domanda del mercato del lavoro e meno su quello dell'offerta. Ed ecco perché nel mio libro parlo anche delle proposte che i governi dovrebbero mettere in atto e agire quindi come datore di lavoro di ultima istanza. Del resto, il governo ha sempre agito come prestatore di ultima istanza, per cui se hanno salvato le banche dal fallimento, non vedo perché non debbano fare una cosa simile anche sul mercato del lavoro. Ma siccome il lavoro è solo parte della storia, ancora una volta, come dimostra il fatto che nell'Unione Europea, nel suo insieme, di tutti i disoccupati, quelli che riescono a trovare un lavoro nell'arco di un anno, solo la metà di questi era riuscito a avere un reddito sufficiente per rimanere al di sopra della soglia di povertà. L'altra metà rimane comunque al di sotto della soglia di povertà anche quando trova un lavoro. Ed ecco perché aumentare i salari rappresenta un altro passaggio importante della mia proposta. Ma fino a questo momento abbiamo parlato di salari e di reddito. Passiamo invece adesso a parlare di capitale. E qui vorrei fare un distinguo tra capitale e ricchezza. Piketty nel suo libro, intitolato Capitale nel XXI secolo, parla soprattutto in realtà di ricchezza più che di capitale. E questo è importante. È importante perché anche se è vero che la ricchezza e la proprietà sostanzialmente sono diventate molto meno inique negli ultimi 100-150 anni nella maggior parte dei paesi dell'OCSE, questo non significa necessariamente che la stessa cosa sia avvenuta con la diffusione del controllo su quelle che sono le decisioni economiche.
il potere di prendere decisioni associate al capitale, a quanto pare, non è stato ridistribuito così come è avvenuto invece con la ricchezza. Giusto per fare un esempio. Ecco, se mi rivolgessi a un pubblico in Inghilterra, molti tra il pubblico perceberebbero pensioni che sono state finanziate da fondi che investono in aziende, in azioni di aziende, per cui in ultima istanza questi percettori di pensione o futuri pensionati ricevono la loro pensione perché i fondi investono in titoli di aziende, ma non hanno alcuna facoltà di prendere parte alle decisioni che queste aziende prendono, se ad esempio spostare gli impianti di produzione all'estero. Quindi queste decisioni vengono prese sostanzialmente da quegli istituti finanziari o dai fondi che controllano queste aziende. Ed ecco perché nel mio libro parlo anche del ruolo del contrappeso di potere e delle azioni che possono essere intraprese per poter ridistribuire questo potere, soprattutto quando si tratta di decisioni prese dalle aziende, dai grandi gruppi in particolare. E tra le varie soluzioni che suggerisco c'è per esempio il fatto di considerare la distribuzione, cioè la capacità distributiva, anche nelle politiche concorrenziali per capire quali possono essere i comportamenti delle aziende. Quindi qui l'aspetto della distribuzione del potere dovrebbe entrare in gioco, dovrebbe essere parte del dibattito. Al momento si parla tanto del TTIP, cioè la partnership di investimento e di commercio transatlantico, che è sorprendente che ci sia questo dibattito in atto su questo aspetto senza il coinvolgimento e senza la partecipazione dei lavoratori che lavorano nelle aziende coinvolte o da parte dei consumatori, e neppure senza il contributo, diciamo, di nessuno di noi in realtà, a parte quelle aziende che trattano direttamente con i governi. Per cui la questione del controllo del capitale è un qualcosa che secondo me deve essere affrontato, perché implica appunto queste implicazioni dal punto di vista della distribuzione della ricchezza. Ed è importante anche quando si parla di ricchezza. Chi di voi ha letto il testo di Piketty? O magari avete visto anche le magliette. Le magliette hanno una R più grande della G scritta sopra, no? R sta tasso di interesse o tasso di rendimento e G invece tasso di crescita, e a quanto pare la R è più grande della G, e questa dovrebbe essere la causa delle disuguaglianze, delle crescenti disuguaglianze. Però molti di voi probabilmente hanno avuto modo di conoscere altre teorie, persone che dicono: ma per esempio io ho un tasso di interesse molto basso sul mio conto bancario, sul mio deposito. Nel mio caso tra l'altro è un tasso negativo, in questo momento è meno 1%, per cui questo riflette il fatto che esiste un divario tra il rendimento da capitale e quanto viene ricevuto invece effettivamente dai piccoli risparmiatori. E un aspetto che vorrei sottolineare è che, oltre a concentrarsi su tutti quegli aspetti che hanno a che vedere con la tassazione del reddito da capitale, si dovrebbe parlare anche di incrementare questo ritorno sul capitale dei piccoli investitori, dei piccoli risparmiatori. E questo mi porta all'ultima mia proposta, che ha a che vedere con la creazione di un fondo sovrano di ricchezza. E questo mi porta a parlare di finanza pubblica sostanzialmente, che se vogliamo è nel cuore del dibattito a livello europeo. Vi mostro adesso questa slide che forse avete già visto in passato, ma che manca completamente dal dibattito pubblico. Il dibattito pubblico si è concentrato da anni sul debito pubblico, cioè quanto debito ha l'Italia in proporzione al reddito nazionale, e invece non si è parlato dell'altra parte del bilancio, cioè quali sono i beni, qual è il patrimonio dello Stato. È come se dicesse qualcuno: ma paghi un sacco di mutuo sulla casa, terribile, però senza tener conto che quella persona ha una casa. E questo è ciò che cerco di fare in questa diapositiva, dove vediamo il bilancio complessivo dello Stato prendendo il patrimonio
meno debito. Vediamo il Regno Unito in cima e l'Italia in basso. E effettivamente, con questo non voglio dire che il Regno Unito ha più beni dell'Italia, ma colpisce il fatto che i cambiamenti, l'evoluzione nel corso del tempo è stata simile nei due paesi ed è stata un'evoluzione verso il basso. Fin dagli anni 80, o a partire dagli anni 80, il patrimonio netto dello Stato, cioè attività meno passività, questo patrimonio è diminuito per via delle privatizzazioni, per via della vendita del patrimonio pubblico, spesso a un valore più basso, vendite sovvenzionate, oppure perché i governi hanno utilizzato il guadagno per altri motivi, e dunque siamo passati a un 100% a zero, e l'Italia è passato da zero a meno 70% o qualcosa del genere. E questo, secondo me, dimostra che questi problemi fiscali, che non sono recenti, non hanno a che fare con la crisi, ma sono problemi di lungo periodo, e il problema è che abbiamo esaurito il nostro patrimonio nazionale, e nel mio libro io propongo di ricostituire il patrimonio netto dello Stato facendolo attraverso un fondo sovrano che paesi come la Norvegia, per esempio, e anche i paesi petroliferi e Singapore hanno già fatto. Non parlo di nazionalizzazioni, parlo di una proprietà del patrimonio. Non dico che deve essere lo Stato che controlla queste imprese, ma lo Stato che ha delle azioni nelle imprese. E qui torniamo al punto menzionato quando parlavo di tecnologie. Molte innovazioni tecnologiche che hanno spinto la crescita degli utili sono derivate da attività finanziate dalla spesa pubblica. E quello che voglio dire è che il governo, lo Stato, dovrebbe acquisire delle quote per compensare le passività derivanti dalla distribuzione del reddito. Come ha detto Laura Tyson, Chief Economic Advisor del Presidente Clinton, quando ha detto lei sulla robotizzazione, ha detto: i robot sono importanti, ma dipende da chi controlla i robot, e quello che voglio suggerire è che il governo dovrebbe avere una quota di quanto genera. Dunque, ho passato in rassegna 15 proposte, magari non le avete contate tutte perché le ho passate in rassegna molto velocemente, ma queste proposte secondo voi sono realistiche? Il New Yorker, in una revisione in marzo, in un articolo, ha detto: vabbè, questo va tutto bene per l'Europa, ma non per gli Stati Uniti. Ma non credo che queste siano proposte del tutto bizzarre. Infatti qui vedete elencati alcuni dei sostenitori delle proposte che ho fatto. Per esempio, io ho proposto un programma di occupazione pubblica nel 78. Il Congresso americano ha approvato una legge che autorizza il Presidente americano a creare un bacino, una riserva di lavori pubblici, di posti di lavoro pubblico, ma questo magari non l'ha mai fatto, ma il Congresso ha comunque approvato questa legge. Prima di allora è stato un senatore repubblicano, il senatore Sherman, che aveva fatto approvare la legge antitrust dicendo che non c'è niente di più minaccioso che la disuguaglianza delle condizioni economiche, e poi dei conservatori che hanno sostenuto il fondo sovrano, e poi, non so se vi interessa il calcio, notate che anche la Premier League, anche loro sono a favore di questo reddito di cittadinanza. Ebbene, queste proposte sono discutibili, mi rendo conto, e nell'ultima parte del libro discuto alcune delle obiezioni che sono state fatte e le voglio riassumere
in maniera molto telegrafica. La prima obiezione è questa. Diversi giornalisti mi hanno detto: beh, sa, c'è un compromesso fra equità ed efficienza e c'è un costo per l'efficienza se vogliamo ridurre la disuguaglianza. E la risposta che darei io dipende da come si vede il modo in cui sta funzionando l'economia oggi. E non funziona bene secondo i libri di testo classici. Questo mi sembra però un punto piuttosto fuorviante, perché se teniamo conto di tutta una serie di cose, come per esempio il potere dei monopoli, oppure la crescita endogena, i cambiamenti tecnologici che sono anch'essi endogeni, tutti questi elementi cambiano il punto d'inizio. Vale a dire che se prendiamo questo come punto di partenza, allora potrebbe essere che ci sono diverse situazioni in cui effettivamente si possono fare dei progressi per migliorare l'efficienza e allo stesso tempo migliorare l'uguaglianza. La seconda obiezione è questa: beh, va tutto bene, d'accordo, ma non possiamo fare le cose che facevamo 20 anni fa o 30 anni fa. Adesso il mondo è globalizzato, i paesi singoli non possono agire per conto loro, l'Unione Europea non può agire per conto suo per via delle forze globali. Ma ancora una volta, come dicevo prima, per quanto concerne i cambiamenti tecnologici, credo che tutto sia sotto il controllo umano e la globalizzazione, beh, è qualcosa che abbiamo deciso per esempio la settimana scorsa, quando abbiamo deciso di fare questo accordo transatlantico. È una cosa che possiamo influenzare. Ma poi, se vediamo qual è l'impatto della globalizzazione sulla distribuzione del reddito, molte delle preoccupazioni delle persone sono riguardo ad elementi che i governi nazionali possono cambiare, su cui i governi nazionali hanno un controllo. Per esempio, in Gran Bretagna il Comitato sulle immigrazioni valuta gli effetti dell'immigrazione sul mercato del lavoro ed è interessante vedere che 5 punti d'azione sono stati proposti, ma solo uno di questi punti riguarda l'Europa, la libertà di circolazione, mentre gli altri 4 punti riguardano solo ciò che può fare il governo britannico. Poi l'ultima obiezione è: non ce lo possiamo permettere. Ma nel libro invece io dimostro che i conti tornano e che lo possiamo fare, ma non entro in questi dettagli. Se ricordate la mia prima diapositiva, c'era una citazione di Keynes sul pessimismo. E questo pomeriggio ho cercato di essere più ottimista. È innegabile che i cittadini dei paesi OCSE oggi hanno un tenore di vita che è molto superiore rispetto a quello dei loro nonni o bisnonni. Vale la pena ricordare che molte delle conquiste del dopoguerra ci hanno permesso di ridurre la disuguaglianza, ma a livello globale, di cui non ho parlato ma che viene comunque discusso nel libro, la divergenza tra i paesi che è cominciata con la rivoluzione industriale, ebbene questa divergenza si sta chiudendo, questa disparità si sta chiudendo. Dunque, se è vero che il XXI secolo ci porta sfide che non ho discusso, come per esempio l'invecchiamento della popolazione e i cambiamenti climatici, ci sono tuttavia delle soluzioni a questi problemi che stanno a nostra portata, che sono alla nostra portata, perché se oggi potessimo utilizzare tutta la nostra ricchezza per affrontare queste sfide e se accettassimo che le risorse devono essere distribuite in maniera iniqua, credo che ci siano ottime ragioni per essere ottimisti. Grazie.
Thank you very much, Tony. And, ora abbiamo tempo per alcune domande, ci sono dei microfoni disponibili. Raccogliamo qualche domanda e poi raccogliamo la risposta di Tony Atkinson. C'è qualche domanda dal platea? Lì in fondo c'è una domanda, lì in fondo, poi qui davanti. Prego. Thank you very much. I'm going to read the book. Leggerò sicuramente il libro. Non sono un economista, dunque forse la mia domanda è un po' ingenua, ma mi chiedo. Pensando ad alcune modifiche fiscali, come per esempio aumentare l'aliquota massima, oppure pensando ad una diversa distribuzione del reddito, allora ci sono evidenze del fatto che una tra le due direzioni può essere più efficace rispetto all'altra? Al fine di ridurre la disuguaglianza economica. Grazie, professor Atkinson. Vengo dall'Olanda e ho una domanda sulla sua proposta di indirizzare la tecnologia verso una maggiore domanda di lavoro. Com'è fattibile questo? Perché la tecnologia mi sembra qualcosa di veramente diffusa. Come si può limitare il numero di tecnologie che possono essere inventate? Ho una domanda sui progressi tecnologici che vanno ad una velocità incredibile. Secondo lei sono una cosa positiva per il futuro, perché magari otterremo una riduzione nel lavoro domestico, per esempio, e poi avremo magari professioni più specializzate? Oppure lei pensa che dovremmo essere preoccupati per la concorrenza tra macchine ed esseri umani? Perché l'accesso alla alta formazione potrebbe essere molto cruciale in questo senso, e questo potrebbe avere delle conseguenze distributive. Secondo lei, in che direzione andremo? Rispondo a queste tre domande. No, avrei io un'altra domanda, per cortesia. Anch'io sono ottimista, ma se guardo all'OCSE e a politici americani come Bill Clinton, oppure il signor Kohl, l'ex cancelliere germanico, Tony Blair in Inghilterra, tutti sembrano aspirare a diventare milionari, e non mi sembra che ci sia una riflessione sul fatto che ci sia una politica dell'OCSE. Cioè, secondo lei, guardando quei grafici e guardando quelle curve disastrose, ad un certo punto non si può più tornare indietro? Cosa pensa? Rispondo in ordine di domande. Allora, la prima: fino a che punto possiamo spingere l'aliquota massima? Beh, si è discusso tanto di questo e si dice
che la tassa massima ottimale, ideale, sarebbe il 40%. Ma sfortunatamente credo che questa proposta riveli molto le incertezze della politica piuttosto che la capacità di comprendere la situazione, perché se guardiamo semplicemente ad una cifra vediamo che l'intervallo di confidenza di quanto è stata determinata questa aliquota si espande fino al 20, 40, 60%. Dunque, nonostante tutto ciò che viene detto, non credo che ci sia ancora una cifra esatta e sostenibile. Devo anche aggiungere che dovremmo anche preoccuparci dell'impatto che le tasse hanno sul comportamento delle persone e anche del fatto che dobbiamo tutti avere un senso di giustizia, di equità. E io scelgo l'aliquota del 65% perché è l'aliquota che il governo britannico applica ad un certo gruppo di persone nel Regno Unito, che sono le persone che perdono i loro sussidi sociali e che vengono a perdere il 65% del loro reddito. Ecco, questa è la ragione per cui io propongo il 65%, ma a parte questa, a parte la mia proposta, comunque altri possono fare la loro. Per quanto concerne la tecnologia, la domanda sulla tecnologia, è sicuramente è vero che la tecnologia ci può portare verso nuovi sviluppi, ma pensiamo all'evoluzione tecnologica in alcuni paesi che ha sicuramente avuto dei vantaggi, ma è anche vero che la tecnologia ci può aiutare a sostituire le persone in luoghi pericolosi, in settori pericolosi. Per esempio, i robot possono verniciare le auto al posto delle persone, degli operai. Ecco, questo è un bene intermedio, ma quello che mi preoccupa per quanto concerne la distribuzione riguarda i prodotti finiti, perché forse si cacceranno fuori persone dalle fabbriche proprio per l'arrivo delle tecnologie. Ho parlato prima dei droni che fanno gli spedizionieri. Immaginatevi un po', questo si può fare, ma la persona che riceverà il pacco perderà il contatto con le persone. Magari non importa molto se quel pacco è semplicemente un pacco, ma pensate ai pasti che vengono portati a casa alle persone. Lì si perderebbe il contatto con l'essere umano, con la persona. E questo con tutta una serie di conseguenze. Ecco, quello che mi preoccupa è che le decisioni che vengono prese poi influenzano la natura del servizio e anche la distribuzione del reddito, perché questo crea domanda di lavoro e influenza la distribuzione dei salari. Ecco, questi sono gli elementi connessi all'avvento della tecnologia e questo influenza anche il fatto che un punto sia desiderabile o meno. Sicuramente non voglio dire che dobbiamo frenare questi cambiamenti, ma quello che voglio dire è che bisognerebbe discutere delle conseguenze, delle implicazioni di tutto questo. E poi, per quanto concerne il presidente Clinton, potrei dire che forse i presidenti americani non sono pagati abbastanza. Cos'è che prendono? $100,000? Forse sono spinti proprio dallo stipendio, che è piuttosto basso. A parte questo, credo che il ruolo del denaro nella politica sia un rapporto un po' bidirezionale. I politologi, forse qui tra il pubblico, potrebbero rispondere meglio di me, ma c'è sicuramente un'interazione fra
il ruolo del denaro per finanziare la politica, e gli Stati Uniti forse sono un caso estremo, e il ruolo del denaro nel finanziamento dei media, e forse qui il caso estremo è il Regno Unito. Ecco, credo che la connessione politica sia sicuramente molto importante per quanto concerne le ragioni strumentali delle disuguaglianze. Ci sono altre domande? Facciamo un'altra tornata di domande. Buonasera, volevo chiedere al professore. Deve aspettare un attimo per cortesia che si metta la cuffia, grazie. Buonasera. Volevo chiedere al professore una domanda relativa alla disoccupazione. Abbiamo detto che la disoccupazione non sta riducendosi, però se pensiamo alla disoccupazione nei paesi OCSE, oltre il 70% della popolazione occupata è occupata nei servizi. Però noi abbiamo una modalità di considerare ancora il tempo di lavoro, le 40 ore settimanali. Diciamo, noi possiamo pensare di recuperare e abbassare questi livelli di disoccupazione se non andiamo anche a influire sul tempi di lavoro. Noi siamo legati ancora come 100 anni fa alle 40 ore alla settimana, 50 settimane all'anno circa, 40 anni di lavoro. Ma io penso che ci sia anche un problema, e chiedo infatti al professore di ripensare anche che cos'è il lavoro oggi, anche perché molti di questi lavori che noi andiamo a vedere nella società dei servizi che ci siamo inventati probabilmente veramente vengono sostituiti dai droni tranquillamente. Ma perché dovremmo non utilizzare i droni e continuare a lavorare 40 ore alla settimana? Grazie. Posso? Io volevo chiedere al professore se accanto alla previsione di un salario minimo non sia opportuno regolamentare anche un salario massimo in termini di rapporto tra il salario dei lavoratori che svolgono i compiti più umili all'interno di un'azienda e i manager. Grazie. Grazie. Altre domande? Ci sono altre due domande, queste sono le ultime due, poi chiudiamo. Prego. Good afternoon. Thank you for the lecture. Bene, buon pomeriggio e grazie per la sua presentazione. Allora, mi stavo chiedendo, per quanto riguarda appunto la spesa pubblica, il debitamento pubblico, e le politiche da parte dei governi nazionali, quale sarà l'impatto sulle generazioni future? Perché magari certi costi sono sostenibili oggi, ma non so se saranno sostenibili anche nel lungo periodo, soprattutto quando poi si parla di mobilità sociale nel prossimo futuro. Ecco, io volevo chiederle due domande semplicissime. Lei ritiene che la crisi economica abbia esacerbato le diseguaglianze economiche e il recupero, la ripresa economica possa in qualche modo diminuirle nuovamente? E adesso abbiamo un'ultima domanda. La mia domanda riguarda quel famoso compromesso tra efficienza e capitale. Lei ha parlato dello Stato che può agire come datore di lavoro di ultima istanza. A me, come italiano, sembra un po' un modo per perdere ulteriormente efficienza, perché c'è il rischio che si arrivi poi a garantire degli incentivi che distorcono sostanzialmente, distorcono il mercato del lavoro e contribuiscono a rendere l'amministrazione pubblica ancora più inefficiente. Ecco, non pensa che questo potrebbe essere considerato un approccio ormai superato, e invece si dovrebbe ragionare in termini di incentivi per far sì che si lavori
nell'interesse della comunità senza che ci sia l'intervento diretto dello Stato nell'economia? Beh, tutta una serie di domande molto interessanti che spaziano veramente in ambiti diversi, quindi cercherò di essere conciso comunque. Allora, intanto, la prima domanda sulla disoccupazione. Quello che ha detto lei mi ricorda i miei studi di Keynes, i saggi di Keynes su come appunto risolvere la disoccupazione riducendo sostanzialmente la settimana lavorativa. Però ha toccato anche un altro punto importante che, se vogliamo, ho affrontato ampiamente nel mio libro, che è come è cambiata la natura del lavoro, come il lavoro sia diventato più fluido nella società moderna, e ci sono moltissimi esempi a riguardo. Persone di tutte le età svolgono mansioni che non vengono retribuite, ad esempio gli stage dei giovani e allo spettro opposto dell'età, pensionati che svolgono vari tipi di mansioni senza che siano retribuiti per questo. Ecco, quindi dovremmo guardare alla nuova natura del lavoro senza limitarsi unicamente a analizzare quello che è il vero mercato del lavoro, il lavoro di per sé, quindi dalle 9 alle 5, ma considerare proprio il lavoro nel senso più esteso, dove tra l'altro deve rientrare anche il tempo libero, come pure altri aspetti, quale l'istruzione degli adulti e altre attività di questo tipo. Ecco, quindi io considererei il lavoro in senso molto più ampio e non più in senso così ristretto, così come fanno invece molto i politici quando parlano di lavoro. Il lavoro è qualcosa che va dalle 9 alle 5 per loro e che in futuro probabilmente sarà un modello che non esisterà più. Voglio dire, il lavoro esiste da quanto? Da 150 anni, concepito così come è concepito oggi. Nel Medioevo il lavoro non era certo concepito come lo concepiamo oggi. E poi i salari massimi, gli stipendi massimi, sì, se ne è parlato molto. Ci sono vari movimenti, abbiamo visto un movimento in Spagna, come pure nel Regno Unito, che ha spinto molte aziende poi a fissare dei tetti massimi agli stipendi dei manager. Ecco, io non sarei tanto a favore di una normare proprio da parte del legislatore, ma gli stipendi, ma secondo me è importantissimo che ci sia le pressioni da parte della società, da parte per esempio dei consumatori. Abbiamo visto che cosa si riesce a fare quando un consumatore chiede alla propria banca quanto paga i propri manager e non ama la risposta, può tranquillamente cambiare banca, e quindi la spinta che può venire dai consumatori può veramente portare a cambiamenti notevoli. Ne ho parlato di recente alla London School of Economics, dove io appunto insegno part time. È stato interessante appunto fare questa domanda in questo istituto e vedere la reazione. Quindi devo dire che ci possono essere pressioni che arrivano da varie parti, non necessariamente dal legislatore. E poi torno alla terza domanda più tardi, parlando adesso invece della crisi economica. Ecco, non so chi aveva detto durante la rivoluzione francese che era troppo presto dire che cosa accadrà. Ebbene, la stessa cosa vale adesso. Per quanto riguarda la distribuzione di ricchezza e di reddito, inizialmente è sembrato che effettivamente al vertice, diciamo, dei detentori della ricchezza ci fosse stato un cambiamento, che si fosse ridotta sostanzialmente la ricchezza pro capite in un certo periodo della storia, cosa che adesso non è più. C'è stata nuovamente una riconcentrazione della ricchezza al vertice della gerarchia della piramide sociale. In alcuni paesi, almeno inizialmente, il sistema sociale aveva funzionato e gli stabilizzatori sociali avevano fatto sì che le fasce più deboli, soprattutto i pensionati, vedessero aumentare quello che era il loro reddito medio, la loro pensione media. Per cui in alcuni paesi effettivamente il sistema sociale ha funzionato meglio che in altri, per cui a seguito della crisi non necessariamente si è osservato a una ridistribuzione molto più iniqua della ricchezza. Venendo poi all'altra domanda che è stata fatta, ma i programmi pubblici possono essere buoni e cattivi, e devo dire che gli Stati Uniti, così come molti altri paesi, l'hanno dimostrato ampiamente. Ci sono dei buoni programmi di occupazione e altri che invece sono scadenti.
E poi ci si devono porre anche altre domande. È meglio che una persona sia disoccupata, o è meglio che svolga attività occupazionali che sono magari meno efficienti, ma se non altro generano un reddito per questa persona? E non solo, fanno su che questa persona svolga un ruolo attivo nella società, cosa che un sussidio, per esempio, non farebbe. Per cui ci si devono porre più interrogativi quando si parla di occupazione. Bisogna capire anche qual è il ruolo che svolge l'occupazione nel contesto dell'inclusione e della coesione sociale. E poi le politiche di Keynes, mi fa piacere che lei l'abbia menzionato, perché io durante la mia presentazione non ho sottolineato questo aspetto, ma la distribuzione della ricchezza tra generazioni, intergenerazionali, è secondo me un aspetto importantissimo di per sé, ma anche perché rappresenta, se vogliamo, la chiave di tantissimi altri problemi che ci troviamo ad affrontare adesso, come l'invecchiamento progressivo della popolazione e i cambiamenti climatici. Quindi questi sono problemi intergenerazionali, e parlando appunto di cambiamenti climatici, si sta discutendo se dobbiamo investire adesso o aspettare. È ovvio che l'interrogativo alla base è chi pagherà per tutto questo. Per cui non è solo una questione di investire adesso o dopo, ma chi dovrà pagare per tutto questo? E queste sono di nuovo questioni che riguardano più generazioni, e alcune delle mie proposte miravano proprio a spostare la distribuzione a favore delle nuove generazioni, spostandolo appunto da quelle che sono le generazioni più age, e vedendo la distribuzione del pubblico oggi, direi che questa mia proposta darà solo un 50% di appoggio da parte dei presenti, però sicuramente questi sono gli aspetti chiave al centro di qualsiasi politica statale. Grazie. Thank you, Jerry. Okay, fare bene il proprio mestiere, diventare semplicemente dei funzionari comuni di un'Europa disuguaglianza. Mafia significa anche impoverimento. Un treno che parte, una scuola che apre. Perché dovrei preoccuparmi? Capiscono che la mafia è tanto più forte quando una parte si fa. La scienza ha senso. Che i contratti in sé non sono né buoni né